rappresenta la Litorania, com'è il mare a Torre del Greco? Devo dire la verità, negli ultimi tempi lo vedo un po' migliorato, insomma, così. Spero che questa amministrazione, insomma, si impegni affinché Torre del Greco ci sia un rilancio del turismo, perché siamo sempre stati una città, diciamo, di mare a convocazione turistica, almeno fino a 30-40 anni fa. Negli ultimi anni c'è stato molto decadimento da questo punto di vista. Gli altri comuni vicinori, insomma, tipo Porti, Cercolano, si stanno impegnando tantissimo, specialmente il lungomare che hanno fatto adesso a Portici, diciamo. Quindi mi auguro che l'amministrazione locale faccia altrettanto, insomma. Per quanto riguarda invece le condizioni delle spiagge? Le condizioni delle spiagge, io mi auguro, a livello di strutture dovrebbero un pochettino aggiornarsi, ritengo io. Cioè, siamo un pochettino antiquate, insomma. Molti si lamentano che le spiagge libere sono poche. Sì, questo è vero, ma questo è un problema un poco, diciamo, penso, nazionale. Per il resto è chiaro che bisogna garantire l'accessibilità anche a chi non ha la possibilità o perlomeno il passaggio attraverso queste strutture, insomma, perché penso che almeno quello dovrebbe essere garantito, insomma. Ecco, a questo proposito, qui Litorania, Lido che vai, prezzo che trovi. E questo è un altro fatto, secondo me andrebbe un pochettino calmierata la cosa. Non si può arrivare a un aumento, insomma, vertiginoso, perché in alcune situazioni ho visto anche dei prezzi che si avvicinano a quelli più o meno della costiera. Credo che la nostra zona dovrebbe mantenersi su dei livelli medio-bassi, insomma, anche se il nostro mare non ha nulla a che invidiare. Com'è il mare qui in Litorania? Molto bello, però oggi è un po' agitato, quindi stiamo andando via. Lei frequenta le spiagge libere o gli stabilimenti balneari? Beh, oggi però era più conveniente la spiaggia libera. Invece i prezzi dei lidi come sono? Ma di solito sono abbastanza abbordabili. Com'è il mare qui in Litorania? Ma io l'ho trovata bene, veramente abbastanza buono. Anche questa spiaggia. Lei frequenta la spiaggia libera o gli stabilimenti balneari? Libera. Come sono le condizioni delle spiagge libere? No, i ragazzi si comportano bene, mi puliscono la spiaggia e ti danno quel servizio che noi con pochi soldi ci li diamo. Io sono di Terzigno. E viene al mare a Torre del Greco? E tengo a mare qua che mi piace la Litorania. Ma viene alla spiaggia libera? No, sempre spiaggia libera perché l'acqua è pulita qua. Da quella parte troppe persone. La sabbia è la migliore di tutta la sabbia, perché è ferrosa. E il mare? Fa bene i dolori. E il mare? È un mare in sé. Questa mattina mi sono affacciato al mare e ho visto che l'acqua è totalmente pulita. Manca solo la spiaggia, che purtroppo il mare se l'è mangiata. Un problema questo dell'erosione? L'erosione sì, è un problema molto grande. Come la Litorania di Torre del Greco? Non è male, devo dire la verità, è abbastanza carina, però sono le spiagge che praticamente lasciano molto a desiderare. Perché? Non sono tenute come si deve, noi non siamo di qui, però ogni tanto veniamo, in genere andiamo a Napoli, ma per cambiare ogni tanto veniamo pure qui. Sempre la stessa, non cambia mai niente. Meglio o peggio? No, diciamo che un poco peggio. Perché? Auto che non si capisce, ci corre di qua, di là, insomma, non c'è cioè, non ci sono i controlli. Le spiagge e il mare? Non ne parliamo proprio. Perché? Perché qua sono tutti i lidi che sono diventati privati. Come trova la Litorania di Torre del Greco? Potrebbe migliorare ancora di più, sinceramente, anche se io ci abito e la vedo tutti i giorni. Come potrebbe migliorare? Diciamo allestendo un pochettino meglio il marciapiede, facendo delle sedute migliori rispetto a questo. Insomma, si potrebbe fare ancora tanto. Vediamo che il verde pubblico è molto trascurato. E infatti, si vede, alberi da sfoltire, da potare, queste le aiuole abbandonate, ecco. Quindi abbiamo detto già tutto. Lei fa il bagno qui in Litorania? Sì, certamente. Ci abito vicino, attraverso la strada vado a mare, quindi non è che mi metto a fare chilometri per andare a fare un bagno. Ecco. Un appello da cittadino all'amministrazione comunale? Di fare di più, ecco, almeno per la Litorania, come adesso hanno rimesso in piedi la festa di Qualtrattari, potrebbero mettere in piedi con una maggiore assiduità la Litorania. Ecco. Come sono le condizioni del litorale, delle spiagge, del mare? Diciamo che andrebbe migliorato tutto.
Perché bisogna comunque tenere i marciapiedi più puliti e anche le spiagge libere soprattutto. Perché come sono le spiagge libere? A parte sono piccolissime, si è ridotto proprio a minimo e poi comunque c'è sempre sporco. Invece il mare lei come lo trova quest'anno? È sporco e mi dispiace di questa cosa perché io abito proprio qui e quindi... È brutta sta cosa, infatti non lo nascondo, ho fatto un abbonamento in piscina. Invece come movida, come intrattenimento la sera? Intrattenimento, vabbè, il Miramare comunque fa sempre degli eventi, delle feste, quindi diciamo è abbastanza movimentata, anche la vela, i bar, le pizzerie pure si danno da fare. Però diciamo solo venerdì, sabato e domenica. Vuole fare un appello all'amministrazione comunale? Sì, un appello che andrebbe migliorato un po' tutto, soprattutto la pulizia dei marciapiedi e delle spiagge, magari non so, organizzarsi con delle associazioni che magari tengono pulite più le nostre spiagge. E poi qualche evento in più non dispiace.